Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Subito dopo la partita, la finale di Coppa del Re vinta dal Real Madrid, pensiero di tutti i madridisti sicuramente, ma un po' di tutti, è volato subito alla semifinale di Champions League. E così è stato anche per Vinicius, che ha postato questa foto in cui comunque ha mostrato che la sua mente è già lì. E oggi parliamo proprio di questo, di cosa sta facendo Vinicius per recuperare, per arrivare in super forma alla gara di domani. Concretamente, che cos'è questa cosa? Che abbiamo già visto, non è una novità, lo fanno un sacco di campioni, di atleti professionisti, però, secondo me si spiega sempre molto superficialmente di cosa si tratta. Questa è una camera iperbarica e oggi parliamo di questo, dei suoi benefici, dei rischi se ce ne sono e effettivamente come funziona, perché la usano, cos'è questa cosa un po' strana ma molto utile. Dunque, come ho detto, non è una novità. Mi ricordo che già, per esempio, durante il Covid erano uscite delle foto di Icardi, se non sbaglio era in quel caso, che mostrava appunto che stava facendo questo trattamento. Medicina iperbarica la chiamano, ossigenoterapia, e aveva causato un po' di scalpore barra paura, panico, perché effettivamente poi in quel periodo vedere lui così non eravamo abituati, ora già di più. Intanto questa camera iperbarica è sostanzialmente un cilindro di metallo barra resina barra poi ci sono quelle gonfiabili, ok, dipende, in cui l'atleta o la persona si inserisce, cioè proprio si infilano lì dentro e azionano sotto la supervisione di un esperto questo meccanismo di pompaggio dell'ossigeno. Appunto, loro aspirano lì dentro, mentre lì dentro nella camera iperbarica la pressione viene alzata di 2 o 3 volte, poi dipende, rispetto alla pressione atmosferica normale nella quale viviamo. Perché? Perché sostanzialmente il recupero fisico e il recupero da lesioni varie sono legati direttamente all'apporto di ossigeno. Allora, a noi viene detto sempre che l'apporto di ossigeno puro ci procura tutti questi benefici. Sostanzialmente quello che capiamo da questo è che l'ossigeno è questa cosa magica che fa sì che il nostro corpo fiorisca, sostanzialmente, perché vediamo, cioè crea nuovi vasi sanguigni, rivitalizza i tessuti, insomma un po' di tutto. Ma adesso, nel più breve tempo possibile, giuro, vi spiego perché questo accade. Allora, quando i calciatori fanno un grande sforzo fisico, il livello di ossigeno diminuisce e sale il livello di acido lattico in condizioni normali. Attraverso questo trattamento invertiamo la tendenza, praticamente. Ora in 5 minuti vi riassumo 5 anni di scienze. Allora, normalmente l'ossigeno nell'aria, che in linea di massima è circa il 21% da quello che ho letto, noi lo respiriamo, arriva attraverso, passa tutto, ok, vi metto qua mappe esplicative, arriva fino agli alveoli, poi dagli alveoli passa le pareti e arriva nei vasi sanguigni. Nei vasi sanguigni l'ossigeno viene trasportato sia dai globuli rossi sia dal plasma, che sono entrambe componenti del sangue, cioè il sangue è composto sia dai corpuscoli qui che dal plasma. E questi portano l'ossigeno verso le cellule. Cosa succede quando si aumenta la pressione? Cosa che succede nella camera iperbarica? Che i polmoni raccolgono molto più ossigeno. Quindi, come un domino ma in positivo, arriva più ossigeno agli alveoli. Dagli alveoli moltissimo più ossigeno riesce a sciogliersi sia nel plasma sia viene portato dai globuli rossi. E quindi, detto in parole povere, il sangue porta livelli molto più alti di ossigeno in tutto il corpo, raggiungendo tutti i tessuti muscolari, dal più ossigenato al meno ossigenato. L'ossigeno è essenziale per il tessuto, sia che possa essere ferito, ma anche in condizioni normali il tessuto ha bisogno dell'ossigeno. E infine questo ossigeno aiuta a rigenerare le cellule e a creare nuovi vasi sanguigni, quindi capite l'importanza dell'ossigeno, ma non è finita qua. Questa terapia è come un boost per i globuli bianchi, che sono quelli che ci proteggono dai batteri, quindi altra cosa in più, non solo ci aiuta nel recupero del corpo stremato da uno sforzo fisico, ma ci aiuta anche a combattere le infezioni e oltretutto favorisce anche la formazione di proteina collagene. E la proteina collagene è importantissima per i muscoli, parlando di un atleta, non so neanche a dirvelo. Comunque sia, questa è la motivazione per cui Vinicius, anche se ovviamente non ha nessun infortunio, né fastidio né niente, sta solo permettendo al suo corpo di recuperare dallo sforzo fatto in maniera
3, 4, 5 volte superiore, insomma, una velocità molto superiore. Detto questo trattamento è utilissimo anche in caso di fastidi o veri e propri infortuni. E una, penso, delle prime volte in cui abbiamo iniziato a capire questa cosa è stato con Mohamed Salah, o almeno, visto che lui ha condiviso delle immagini, abbiamo iniziato a capire. In questo caso, Sara aveva subito una botta dopo una partita contro il City e subito diretto l'avevano mandato, appunto nella sua camera iperbarica. Perché? Sempre grazie a questa alta pressione. Perché? E leggo. Le alte pressioni atmosferiche, aiutano i tessuti feriti ad assorbire molte volte la quantità di ossigeno normalmente disponibile. Quindi, ancora una volta, il concetto è un po' simile anche a quello del semplice recupero. Però l'elemento in più è che l'ossigeno è come una medicina per il nostro tessuto ferito. E questo trattamento in molti casi ha anche permesso un recupero dall'infortunio più veloce, perché l'alta pressione fa sì che l'ossigeno venga sciolto più facilmente nel sangue e, come vi ho spiegato attraverso il processo che vi ho spiegato prima, questo fa sì che il suo livello nei tessuti cresca e questo ha un effetto antinfiammatorio sostanzialmente. E questo è il motivo per il quale questo trattamento è anche molto utile per gonfiori, insomma, dovuti a botte, contrasti, vabbè, nel calcio, manco a dirlo, è all'ordine del giorno. Oltretutto è utile anche per la cicatrizzazione, sempre perché comunque stimola la produzione della proteina collagene, quindi anche in quel caso aiuta anche proprio per ferite. E in alcuni casi aiuta anche, ho letto, per la riduzione del dolore e quindi riduce così anche la necessità di antidolorifici che magari vengono usati post intervento sì chirurgico. E altra cosa molto molto importante secondo me questa è lo stanno testando come trattamento delle commozioni cerebrali, una cosa di prova. E alla fine c'è un altro beneficio, allora abbiamo detto migliora il recupero dopo uno sforzo fisico, aiuta la guarigione da un infortunio e magari anche accelera questa guarigione, ma migliora anche la prestazione in generale. Perché? Non solo perché comunque il corpo recupera e quindi si è completamente in forma, ci sono altri motivi. E qui vado sullo scientifico. Allora, ma non troppo difficile, perché se l'ho capito io non ero un genio in scienze, ma è facile. Una dose supplementare di ossigeno aumenta la produzione di ATP. Ok, questa cosa mostruosa è l'adenosina trifosfato. Lo so, fa paura, ma è sostanzialmente la benzina che fa muovere i nostri muscoli. Ve lo leggo. Allora, è una molecola ad alto contenuto di energia utilizzata per le classiche contrazioni muscolari. Quando un muscolo richiede energia, questa molecola si spezza e questo dà energia a sufficienza per muoversi. Quindi, ripeto, l'apporto supplementare di ossigeno aumenta la produzione di questo e quindi dell'energia. Perché ho detto che l'ossigeno fa crescere la produzione di ATP? Perché l'energia, quindi insomma l'ATP possiamo dire, viene prodotto da un organulo piccolo 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 all'interno di una cellula che si chiama mitocondrio. È il mitocondrio che dà alla cellula l'energia sufficiente perché cresca e si riproduca e che quindi alla fine tutto questo funzioni e abbiamo l'energia sufficiente perché questo funzioni. E perché ci sia la funzione mitocondriale, ovvero affinché i mitocondri funzionino e ci sia quindi la respirazione cellulare, ovvero che la cellula cresca, se si riproduca, eccetera, eccetera, c'è bisogno di tanto ossigeno. Quindi, camera iperbarica, alta pressione, tanto più ossigeno, tutti questi processi che vengono innalzati hanno proprio un boost e quindi tutto si rifà a questo in realtà. Cioè loro non fanno altro che entrare in una camera, questa camera iperbarica, questo cilindro qua, una cosa anche abbastanza claustrofobica, e nel frattempo, dopo aver aspirato tutto questo ossigeno, al loro interno, cioè, avviene la rivoluzione. E loro sono capaci di far vedere a noi queste prestazioni. Ultima chicca, questo, no, tutto questo ossigeno e tutta questa nuova capacità polmonare, questa funzione dei mitocondri, eccetera, 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 fa sì che diminuisca anche l'acido lattico, cioè proprio la ciliegina sulla torta. E perché? Perché l'acido lattico, anche se si va a leggere semplicemente la definizione, da lì capiamo anche senza andare oltre, ci dicono che è il prodotto di questa glicolisi anaerobica, ossia un processo biochimico che avviene all'interno delle cellule per produrre energia metabolica in assenza di ossigeno. Quindi mi sembra abbastanza chiaro, anche senza chiarire il resto delle parolone,
che se invece apportiamo tanto tanto ossigeno, il processo viene invertito. Ah, oltretutto, mentre lo stavo dicendo, mi è venuto in mente che è comunque anche un buonissimo trattamento per prevenire gli infortuni, perché ovviamente i tessuti sono super in salute, abbiamo tanta energia e un altro effetto positivo era l'effetto sulla prestazione, ma non tanto a livello solo fisico quanto anche mentale, perché un livello più alto di ossigeno aumenta anche la concentrazione, il focus. Dunque, per finire, ho guardato l'esistenza di possibili rischi. Dicevano solo che può dar fastidio alle orecchie, appunto per il fatto della pressione, quindi può provocare qualche problema alle orecchie. Vabbè, banalmente sono claustrofobico, è un pochino difficile. Può causare mal di testa. Tutto viene assolutamente tenuto sotto controllo dai medici. Più si alza la pressione, più c'è rischio. Per finire, volevo parlare di una cosa un po' curiosa. Cioè, curiosa. Ho cercato di capire quanto può costare una cosa del genere, perché ho letto che Cristiano Ronaldo l'ha comprata per casa sua. Ovviamente i club professionisti, per quelli più importanti, ne avranno a disposizione. Avevo visto le foto anche della la nazionale spagnola. Ne hanno una, o anche più di una. Quindi comunque non c'è questa necessità assoluta di averla a casa. Però, cioè, chi la compra? Non ho trovato un prezzo che sia un prezzo univoco, vabbè, anche un po' difficile, comunque niente sotto i 15.000, 20.000 e proprio sono anche quelle da poco. E poi ce n'erano da 80.000, 90.000 euro, fino a 200.000 anche, e poi, non so, lì dipende dalla potenza, suppongo, dal brand, da varie cose. Non so quanto valga l'investimento. Ecco, una cosa che mi piacerebbe sapere è come si integra questo nella routine, cioè quante volte a settimana, o se solo dopo determinate partite, o se dopo tutte le partite. Insomma, ci sarebbe molto altro da capire. Questo non è una cosa che è stata resa chiara, lo so perché ho letto tipo 40 articoli, non sto scherzando, tra l'altro, di giornali diversi di tutto il mondo, quindi adesso so come si dice in tutte le lingue. Comunque, è tutto, basta, ho finito. So che sono andata un po' in profondità con la scienza, però quando inizio a fare una cosa poi non riesco a fermarmi, cioè devo capire tutto, perché se una cosa mi rimane in dubbio poi proprio mi rimane qua, dico no, non ho capito quella cosa, invece adesso penso di avere abbastanza idee chiare. E ogni tanto ci sta un po' di scienza nella vita. Prossimo video torniamo al calcio giocato. Quindi se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, se avete scoperto qualcosa di nuovo lasciatemi un like e ci vediamo nel prossimo.